In questo video parliamo di un fenomeno molto importante per la lingua greca, è il fenomeno della contrazione. Il fenomeno della contrazione interessa il sistema vocalico del greco e in particolare è un fenomeno che si verifica quando due vocali si incontrano. Perché questo fenomeno abbia luogo è necessario che la seconda delle vocali non sia mai né iota né ipsilon. La contrazione avviene anche quando una vocale incontra un dittongo. Per schematizzare i meccanismi della contrazione, generalmente la grammatica greca ricorre alle cosiddette leggi fondamentali della contrazione. La prima di queste leggi dice che quando si incontrano due vocali dello stesso timbro, si fondono nella lunga corrispondente, il che significa che due alfa daranno luogo ad un'alfa lunga. Una eccezione apparente a questa legge è l'incontro di due epsilon che dà luogo a epsilon iota e di due omicron che dà luogo a omicron ipsilon. La seconda legge della contrazione dice invece che due vocali di timbro diverso seguono nella fusione questo tipo di logica, di regola. Se la contrazione interessa un suono A e un suono E, vince chi precede, per cui quando si incontrerà un alfa con un epsilon darà luogo sempre e soltanto ad un alfa lungo. Se invece l'incontro, la contrazione vede prima la epsilon e poi l'alfa, vince appunto la prima, in questo caso la epsilon è una vocale che ha una corrispondente lunga, per cui avremo la eta. Questo tipo di legge vede anche la possibilità, contempla anche la possibilità che nella contrazione siano impegnate due vocali di cui una omicron o omega. In questo caso la risultante sarà sempre una omega. C'è anche qui un'eccezione importante, la contrazione di alfa con omicron dà luogo a omega, mentre la contrazione di un epsilon con omicron dà luogo ad omicron ypsilon. Quindi ogni qualvolta si incontrano epsilon e omicron non avremo omega, ma avremo omicron ypsilon. Cosa succede quando la contrazione interessa una vocale e un dittongo? Quando interessa una vocale e un dittongo succede questo, che se la vocale è uguale al primo elemento del dittongo scompare e la iota normalmente si sottoscrive. Per esempio, alfa con iota darà luogo ad alfa con iota sottoscritta. Caso diverso invece si verifica quando la contrazione prevede una vocale che incontra un dittongo di cui il primo elemento è diverso dalla vocale stessa. In questo caso le prime due vocali contraggono secondo le norme base, per esempio alfa con omicron ypsilon darà luogo appunto a omega, perché alfa più omicron dà luogo a omega. La iota continuerà ad essere sottoscritta, per cui se la contrazione vede impegnate alfa ed omicron iota, la risultante sarà omega con iota sottoscritta. Che cosa succede invece con l'accento? L'accento delle contrazioni segue questo tipo di regole. Se delle due vocali che vengono interessate da contrazione, la prima porta accento, la risultante avrà un accento circonflesso. Se porta accento la seconda, la risultante avrà l'accento acuto. Se nessuna delle due vocali che contraggono porta l'accento, non avrà nemmeno la risultante. Quindi, per guardare qualche esempio tratto da verbi contratti o esempio tratto da qualche sostantivo. Timao, ad esempio, darà luogo a timò. Alfa più omega darà luogo ad omega, con il circonflesso perché l'accento acuto sta sull'alfa, che è la prima delle due vocali interessate da contrazione. Belos darà luogo invece a belus, perché omicron più omicron dà luogo ad omicron ypsilon. L'accento iniziale sta su epsilon, che non è una delle vocali interessate da contrazione.